Un po' colpa delle circostanze. Adesso ha una bella opportunità proprio perché l'ha voluto Jack White, che è stato il suo allenatore al Mondiale 2007. Buco! Volanvovo, assistenza, grandi gambe per Paul Jordan che va a schiacciare la prima meta della partita. È del centro 22enne che era nella squadra del Sudafrica Under 20 in Italia e poi campione del mondo in Sudafrica. Perché ha tenuto il pallone fino all'ultimo momento, quindi l'accelerazione certamente, l'errore in difesa evidente, ma poi è bravo perché tiene il pallone fino all'ultimo momento quando Jordan arriva in piena velocità. Gli passa un pallone davanti alle mani in maniera che Jordan non ha dovuto nemmeno rallentare per un attimo, ha mantenuto e se possibile aumentato la sua velocità puntando dritto verso la bandierina. Sudafrica, 10 dalla panchina, 10 da mediano di mischia e 7 da ala. Rubata la palla e qui c'è un furto con scasso. Kobus Reinak prende il pallone, se ne va in meta, però non guarda l'avversario e quindi non si accorge, certo, che glielo sta per rubare il pallone. Forse sì, direi di sì, che c'è lì in avanti di Breisler. Non il fallo di Breisler sul saltatore perché non tocca la palla, ma gli fa esplodere il pallone avanti, in mano, secondo me. Ok, Yaki, just give us a second, let me just però non guarda davanti a sé, glielo toccano di nuovo forse. Doppio in avanti. Il pallone anche di... Può assegnare la meta perché non c'è chiarezza che abbia fatto lì in avanti. Meta. Quindi meta. Aggredito subito dai Bulls. Yane Duplessis. Il dottor Duplessis. Si resta sulla stessa linea. Proverei un drop. Sì, ma bisogna avere il pallone, non darlo agli avversari. Tutto bravissimo, buono. Reinak a rubare sempre il pallone, situazione di gioco rotto, calcio passaggio per Dungane che può galoppare fino in fondo e va a schiacciare Odvan Dungane. Due mete nella passata stagione, una proprio contro i Bulls il 6 luglio, l'altra contro i Southern Kings, terza meta della squadra di casa e ancora protagonista Reinak, che scaltro, sveglio, furbo. Un repertorio completo. Qui il pallone che sembrava dei Bulls, davvero pasticcioni anche in questo caso. E poi l'intelligenza di Stein, che si ricorda di avere anche un piede vellutato e il calcio passaggio perfetto. Nonostante il placcaggio di Visser duro, c'è Dungane abile a rimanere in campo e a segnare. Ed è una meta molto pesante questa, perché potevano andare... Bonambi. La molla, sono ancora attaccati, sì, tutti attaccati, i vagoni ci sono tutti, arrivano a destinazione, Bulls in meta. Tankowski che va a commettere fallo, lascia correre l'arbitro e attende l'esito dell'azione che porta alla meta. Questo ci voleva i Bulls, finalmente. Jono Ross che va a segnare, anche numero 8, quinta presenza nel Super Rugby per lui. Sacking, cioè saltatore messo subito a terra in maniera regolare, si può, ma bravi Bulls a allontanare subito il pallone. Il fallo di Kankowski, ecco il vantaggio dell'arbitro che allunga il braccio. Io un richiamo l'avrei fatto comunque anche a meta assegnata, perché è una serie infinita di falli di questo tipo che comunque non inficiano la bella meta dei Bulls. Il replay ci mostra Ambi che va in fuorigioco, entra lateralmente, battuto subito Bismarck ad abbattere l'avversario dentro i 5 metri. Sharks con Lembi che trova lo spazio. Sharks che trovano la quarta meta e a segnarla è il numero 10, l'apertura. Pat Lembi, che era uscito per farsi ricucire, rientra e mette il punto esclamativo sulla vittoria della sua squadra con la meta che vale il punto in più, il bonus offensivo. Bravo. Finale, è vero, firmata da Lembi che finta e buca Bonambi che era già col piede verso l'esterno. Guarda un po' l'errore grave di Bonambi, non aveva nessuno ad aiutarlo al suo interno, doveva rimanere certamente molto più stretto. Resta il fatto che questa lunga azione ha mostrato una squadra, quella degli Sharks.